Ciao ragazzi, sono Falconero, oggi sono qua con un nuovo video dedicato al Game Pass, a grande richiesta, sì, perché mi avete detto in tanti, Falco, ma perché non la fai diventare una rubrica periodica, settimanale, fissa? Proviamo, perché no? Allora, io la vorrei strutturare così, ogni settimana noi ci incontriamo, poi scegliamo bene il giorno, l'ora, per parlare delle novità, di quello che c'è, una chiacchierata, come piace fare a me, con però qualche consiglio per andare a spulciare un catalogo sempre più ricco, sempre più con le cose che entrano e le cose che escono. Allora, tenete presente che questa settimana, come è ovvio che sia, il Game Pass è dominato dall'arrivo di Halo Infinite. Era disponibile il multi free to play, adesso c'è pure tutta la campagna. Se non l'avete vista, vi consiglio la recensione del gioco perché insomma, vi darà un'impronta un po' più ampia su una delle più belle produzioni di quest'anno. E ne parleremo nella top in arrivo nei prossimi giorni. Ma al di là di Halo, che è chiaramente la cosa più importante da segnalare di questo periodo, il Game Pass in questi giorni è stato arricchito da parecchie cose. Allora, è arrivato One Piece Pirate Warriors 4, che è il classico Musou di One Piece. Titolo sicuramente molto consigliato agli appassionati, però se vi piacciono i Musou, ecco, se i Musou non vi piacciono, One Pete, sì, One Pete, parlo come Maurizio tanto, One Piece Pirate Warriors 4 ve lo date in faccia fondamentalmente, perché è un titolo molto particolare come categoria di produzioni, ha una nicchia che lo segue, ma non piace a tutti come tipologia di prodotto. Poi c'è Space Warlord Organ Train, Simone Dor di cui parleremo, o avremo già parlato di Radar, credo parleremo, quindi non vi dico niente, vi rimando a Radar di sabato. È arrivato Serious Sam 4, allora sì, se qui avete un debole per gli sparatutto frenetici, adrenalinici, qui non ci si capisce una fava, ma tutto esplode, Serious Sam potrebbe essere effettivamente la soluzione a tutti i vostri dubbi, problemi o curiosità. È un gioco inadattissimo a coloro che soffrono di motion sickness. Tenete presente comunque che è in cloud, quindi se volete provarlo senza manco scaricarlo, cliccate, riproduci e si parte. Detto ciò, allora, ci sono altre cose che mi sento di consigliarvi o di parlarvi, di cui parlarvi. Dunque, Rubber Bandits è un titolo completamente fuori di testa. Allora, è cooperativo, ma volendo anche in solo, ma non vi divertite. Allora, è cooperativo. L'obiettivo di questo gioco, attraverso enigmi e dinamiche di gioco abbastanza surreali, è quello di portare a termine delle rapine. Ed è strano forte. Vi faccio vedere il trailer, facciamo prima. Così. The perfect plan? Check. The perfect gear? Check. Yes. The perfect disguise? Check. Oh, come on. Steal as much as you can. And escape with the loot. Play solo or gang up with other bandits in co-op. Escape bandits, switch sides and play as the cops. Ready to bust your friends. 25 levels to infiltrate in heist, arcade, and brawl modes. Collect loot to unlock new bandit content. Assemble all your partners in crime with crossplay. Ecco, è un titolo abbastanza fuori di testa che è veramente divertente giocare in compagnia, ma si esaurisce subito. Volete fare una serata con un po' di cazzeggio per ridere e poi dimenticarvene? Ecco, Rubber Bandits, magari dopo un bel bicchierino di qualcosa, è la morte sua. Per il resto, allora, amanti del relax. Townscaper, questo dici, ma è un gioco? Nì, perché essenzialmente con questo andrete a comporre delle città con un editor semplicissimo, cioè ogni pressione produce l'apparizione di un tassello. Se voi premete due volte sullo stesso tassello, si sale di un livello. Potete cambiare colore della struttura, ma è appunto un qualcosa di creativo. Non ha una finalità ludica vera e propria, ma solamente estetica e creativa. È particolare, è sicuramente adatto a una prova perché magari potreste innamorarvene, ma non vi aspettate divertimento a pioggia perché appunto non ha alcuna dinamica di sfida, di niente. È estetica, estetica pura. Poi, a
Vabbè, il classico Stardew Valley, che non ha bisogno di presentazioni, Lawn Mowing Simulator, il simulatore di tosaerbe, che dici, ma che ci devi fare? Non lo so, però sarei pure curioso di provarlo questo, devo ancora scaricarmelo, a mio rischio e pericolo. Belli, il mondo dei simulatori. Poi c'è Final Fantasy XIII-2, che è interessante. Siete amanti dei brand di Final Fantasy e non ci avete mai giocato, potrebbe essere un momento per recuperare. Perché il Final Fantasy XIII di base aveva dei. Questo sequel ha degli spunti che meritano un approfondimento. Final Fantasy XIII è uno dei titoli che più mi hanno suscitato. Mi hanno destabilizzato all'epoca. È un titolo diverso da quello che ti aspetteresti da Final Fantasy. È stato un po' un capitolo di transizione dopo un controverso 11, il 2 e il 13 è stato un po' l'anno della cioè il capitolo della ripresa col 13-2 e poi tutto quello che ne è seguito. Se non ve lo cioè se non l'avete mai giocato, dategli un occhio perché potrebbe effettivamente incuriosirvi. Poi io tra le cose che vorrei farvi proprio in particolare sottolinearvi c'è questo. Mind Scanners. Allora, questo, come potrete intuire, è un gioco folle. Avete presente Papers, Please? Ecco, immaginatevi Papers, Please nel futuro, in cui voi non siete un agente di frontiera, ma un medico che deve curare malati o presunti tali in una società distopica in cui la malattia mentale non è contemplata o accettata, ma anzi, tutte quelle che sono le sfumature più particolari dell'animo umano vengono respinte, rifiutate, odiate, temute, e quindi voi dovrete individuare eventuali problemi mentali nelle persone che andrete a visitare e al contempo curarle, decidendo se farlo o meno, in un'avventura in cui voi stessi sarete parte di un disegno più ampio. Che vostra figlia è stata rapita da questa organizzazione, tenuta sotto chiave. Voi dovete lavorare per conquistarvi l'opportunità di rivederla. È un gioco fuori di testa, come poi fanno intuire facilmente le immagini. E purtroppo sono in inglese, questo ve lo dico, però se sapete l'inglese, provatelo, almeno provatelo perché è fighissimo. E magari ne parleremo più avanti. Ve lo farò anche vedere, semmai. Per il resto, io vi segnalo in particolare My Friend Pedro. L'avevamo visto qua sul canale tempo addietro. È un titolo, vabbè, faccio vedere il trailer che merita, tanto che chiacchiero. È un titolo d'azione che richiede grandi riflessi. Grandi riflessi. Ma diciamo che, anzi, vabbè, ma sto trailer non ti fa vedere niente del gioco. Faccio prima a mettervi qualche filmato io. È un titolo particolarissimo perché ha un gameplay veramente divertente. Sebbene richieda un po' di tempo per essere padroneggiato, ci devi stare un po' dietro, però è veramente divertente e rappresenta quel tipo di shooting un po' creativo che piace tanto a me, onestamente. Per cui dategli un occhio perché sicuramente vi divertirà. Poi, qualora vogliate dare un occhio, cioè vabbè, GTA San Andreas. Nella sua versione della Definitive Edition, la chiacchieratissima e criticatissima, però ve volete levare dubbio, date un occhio, tanto è parte del pass e lo potete fare. Per il resto, io direi che quello che meriterebbe un'occhiata in particolare, e con questo chiudo anche perché sennò andiamo avanti per 6 ore e non voglio che sia un accollo devastante, ma un po' una guida a dove buttare l'occhio, ecco. Generation Zero. Allora, questo è un titolo che fu lanciato tempo addietro, che è il 2019. Lo provammo all'epoca, nelle intenzioni voleva essere una sorta di Fallout nel nord Europa. Non ci piacque granché. Il gioco è stato perfezionato, rifinito, migliorato, me ne hanno parlato benissimo. Io lo riproverò in questo periodo per vedere com'è. Ma so che veramente rispetto a quando l'abbiamo provato noi la prima volta è cambiato tanto, per cui potrebbe valere la pena di dargli un'occhiata, considerando che pure qui non solamente è nel Game Pass, ma addirittura è disponibile anche in cloud, per cui sti 59 giga di download ce li possiamo evitare eventualmente e scaricarlo direttamente, cioè giocarlo senza scaricarlo. Per cui, ragazzi, io a questo punto mi fermo qua. Fatemi sapere voi.
Le vostre proposte, le vostre idee, le vostre esperienze. Avete giocato a qualcosa che magari io non ho provato, per dire, questo Fate Tactics non l'ho ancora provato. Però in linea generale, ecco, vorrei ogni settimana ritrovarci qui, dare un'occhiata alle aggiunte recenti e chiacchierare, magari andando a recuperare qualcosa, magari prendendo spunto da delle vostre domande. Falco, mi consigli un gioco per... e io vi rispondo nel video periodico. Insomma, parliamone, perché insomma adesso il Game Pass sta crescendo, diventando qualcosa di sempre più importante e di più giocato concretamente, per cui magari ritrovarci qui una volta a settimana può essere un'occasione per consigliarvi e per farmi anche consigliare. Vi segnalo che a breve arriva The Gunk, ne parleremo di questo assolutamente. Arriva anche Aliens Fireteam Elite, mai giocato, vi darò un occhio. Sui presso non disponibili, che stanno per scomparire, non so neanche se faremo in tempo. Io vi consiglio uno su tutti, Beholder, dategli un occhio, questo va, andrebbe anche acquistato. Voi dovrete vegliare, anzi vigilare, su un condominio in cui si svolgono attività lecite ed illecite e sarà vostro compito fare o no la spia con tutte le conseguenze del caso. Gioco meraviglioso anche questo, peccato che stia andando via dal pass perché è uno di quelli che dovrebbero giocare tutti, almeno una volta. Detto ciò, amici miei, io vi saluto, vi invito a farmi sapere cosa ne pensate di questa rubrica, della sua eventuale uscita periodica una volta a settimana fissa. Io pensavo magari al venerdì sera, non lo so, parliamone. E noi ci vediamo venerdì prossimo, fatemi sapere.